Salve a tutti ragazzi, siamo Franco e Francesco. E oggi faremo forse un video diverso dal solito. Oggi faremo i riferimenti. Oggi faremo 5 riferimenti in A Casa dei Loudon. Una serie che abbiamo trattato varie volte e che ci piace tantissimo di Nickelodeon. Quindi non perdiamo molto tempo in iniziare questo video, ma prima sigla. Il primo riferimento è qui dove Clyde... Aspetta. Il primo riferimento si trova, il riferimento è di Toy Story nell'episodio in cui Lincoln perde tutti le foto che ha fatto da piccolo. In una scena quando Clyde ammette che sta a realizzare alcuni personaggi, dice so fare tutti i personaggi di Toy Story. E poi subito dopo dice verso l'infinito e oltre. Giusto, e questo è il primo riferimento. Personaggi di Toy Story, verso l'infinito e oltre. Il secondo riferimento si può trovare alla fine della prima stagione, dove in questo flashback i Loud cercano di guardare un programma che sembra i Peanuts. In terza posizione invece non troviamo un episodio in specifico, ma troviamo bensì la sorella Lisa, che sembra proprio spiccicata a Velma di Scooby-Doo. Perché entrambi i personaggi si assomigliano. È in miniatura però. E invece in quarta posizione troviamo un riferimento alla parolaccia Kabip. Non possiamo dirla perché sennò YouTube ci banna. Nell'episodio della seconda stagione la parola con la D-O-V, dove ci sono i Loud che dicono una parolaccia. Ecco, questa parolaccia ricorderebbe Kabip, anche perché hanno lo stesso significato secondo loro. In ultima posizione troviamo un riferimento a Twilight, il film dei vampiri. Non è un episodio specifico come quello di Lisa, ma a tutta la serie. Ma diciamo a alcuni episodi. Voi vedete quello, per esempio quello dove Lori e Lenny vogliono vedere questa serie perché c'è un personaggio di cui sono innamorate. Sembra proprio un riferimento ai film Twilight, a tutta la serie. Bene ragazzi, il video finisce qui. Scusate se il video non è durato molto, però raga, non c'era niente da dire su questi riferimenti. Nulla raga, iscrivetevi al canale, lasciate molti like, condividete e noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Bella.